giornata, 20ª puntata della trasmissione Chi tiriamo in ballo. Questa volta ospiti d'eccezione sono due bravi e conosciuti ed affermati musicisti genovesi. Parliamo dei fratelli Francesco e Giorgio Bellia, rispettivamente batterista e chitarra basso. L'intervista di Carlo Barbero questa volta non è molto lunga perché si è trattato di una cosa improvvisa e il nostro inviato però non si è lasciato scappare l'occasione, grazie anche al contributo fondamentale della videocamera dell'ottimo Pietro Scioni, che ringraziamo. Preghiamo la regia di mandare in onda il servizio. Faccio così. Esatto. Questi in camera mi fa segno, sparati in testa. No, sono serio, io sai che. Sta registrando, guarda, è una cosa, meno male che ci sono due belle signore, ragazzi, che ci stanno guardando, salutiamo le belle signore. Ragazzi. Siamo con i. Sono in onda? No, che mi viene caldo. Allora, dai, siamo con i fratelli Bellia, bassista e batterista, che questa sera saranno con il grande Giuseppe Scarpato e Luca Boriello a farci sentire un po' di grande rock and roll. Portiamo prima con, perché è il più vecchio, giustamente, sarà una bella esperienza. Assolutamente sì, abbiamo già fatto qualcosina ed è veramente un gran piacere suonare con personaggi come Giuseppe. E mi ricordo quella sera in quella pizzeria, senza fare nomi. Senza fare nomi, ci siamo veramente divertiti, tra l'altro anche noi. In un set veramente molto 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 piccolo. Minimal, quindi figurati, è stato veramente eccezionale, poi come persona soprattutto. Sì, veramente, devo dire la verità. Assolutamente, è che non è da poco, sono perché gli artisti, bravi artisti tanti, brave persone un po' meno, quindi fa piacere, è un valore aggiunto, diciamo. Però io posso dire una cosa, io ne ho intervistati tanti e di grandi ne ho intervistati tanti, come amico Piero Scioni della PS Produzioni qui davanti a me. C'è una bella signora che mi fa il segno e devo dire che i grandi li ho trovati sempre molto disponibili, molto umili, molto tranquilli. Ho trovato le mezze calzette che se la tirano, di quelli che magari fanno così, che non hanno mai tempo, ma sono le mezze calzette. Comunque chiudiamo il discorso, se no poi dicono che sono sarebbe polemico. Troppo lungo. Bravo, poi sono polemico. Tu batteri. Batterista, picchierai sì. Come un ferraio, ma no. Serissimo. Piano con le spazzole. Piano con le spazzole. Anche perché sai, Giuseppe vuole delle cose molto soffuse. Sì. No, ci saranno comunque momenti di dinamiche un pochettino anche più di atmosfera, ecco. Poi invece se lo sai che con Giuseppe poi alla fine si suona, è un piacere suonare. Assolutamente. C'è qualche sorpresa anche voi come il nostro amico precedente Cinque Grana, o finirà tutto liscio, vi atterrete? Credo sorpresa di che tipo? In non lo so, ha detto che sarà una sorpresa, voi farete qualche cosa strana. Il problema è che le sorprese ce le fa anche lui a noi mentre stiamo suonando. Sì. È quello il fatto. Esatto. Quindi se è una sorpresa per te e per gli altri sarà una sorpresa. Allora non ve l'aspettate. No. Perfetto. Per esempio una cosa così, non sappiamo la scaletta. Sappiamo i brani. Ma quindi il signor Scarpato lo fa sempre lo così. Fa sempre, esatto. Lui, e noi siamo praticamente a sua disposizione. Ecco. Tra l'altro c'è I'm not
Tra l'altro già colgo l'occasione per parlare con i nostri amici Belia Brother, che ci sarà questa data che purtroppo ieri è saltata, dove mi vedrà protagonista con l'amico Gianni Borgo. Gianni Borgo, assolutamente. Un ragazzo che si deve ancora molto giovane. Sì, molto, si deve fare. Però penso valido che ragazzo, è un valido ragazzo. Sì, sì, perciò io mi prenoto già, quando lo farete avvisatemi, esatto, che sarò presente. Assolutamente, sarà un piacere, sarà il nostro ospite. Grazie, grazie. Già l'altra volta, non esageriamo, sennò poi prendo il gusto. Ma no, prendo pure il gusto. Salutiamo i fratelli Belia. Grazie. Ciao a tutti. Aspettiamo questa bella serata. Grazie, Carlo. Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Bene, grazie quindi a Francesco e a Giorgio Bellia per la simpatia e la disponibilità nei nostri confronti. Grazie al rocker Carlo Barbero, sempre sul pezzo, e grazie alle magiche immagini dal teatro registrate da Pietro Scioni. Appuntamento, cari amici, per la 21ª puntata di Chi tiriamo in ballo.